Tuffo nel passato, lo scorso sabato 9 giugno, con l'esposizione in piazza Montelungo a Venaria Reale dei disegni dei ragazzi che hanno partecipato al primo concorso di disegno Memorie del Territorio. Soggetto della mostra, Snia Viscosa, la fabbrica che a partire dagli anni 20 era dedita alla produzione di fibre e tessuti artificiali. A curare il progetto e la mostra è stata l'associazione di Vieto di Noia, guidata dalla presidente Marilena Cuna. Primo concorso di disegno Snia Viscosa. È il concorso che chiude tutto il progetto. Diciamo che i bambini si sono espressi in tanti modi. Prima con le cognizioni tecniche che abbiamo dato, poi hanno prodotto dei lavori per la mostra, però era solo il secondo circolo, non è circolo, il secondo istituto comprensivo di Venaria, quarte e quinte elementari. Invece per la mostra hanno partecipato i bambini sia del primo istituto comprensivo ma anche del secondo, in modo che complessivamente le 17 classi hanno potuto comunque dare la restituzione di quello che hanno imparato attraverso come si esprime un bambino, attraverso i disegni o i loro manufatti. Il progetto è Memoria del Territorio. È stato studiato da Francesca Chiadò perché lei ha sviluppato proprio il modo di insegnare ai bambini la storia. Ha insegnato a noi e noi abbiamo girato le classi perché comunque pensiamo che sia importante per la memoria del territorio, appunto. Loro sono diventati i nostri ambasciatori. Difatti abbiamo dato a loro, passato loro lo scettro in modo che raccontino loro la storia della nostra città ai loro genitori e ai loro coetanei. E penso che noi tutti abbiamo raggiunto l'obiettivo perché lo si vede dalla partecipazione che c'è stata e che continua a esserci e dal rapporto che si è instaurato con i bambini. I disegni sono 73. Non tutti hanno partecipato perché la maggior parte dei bambini ha fatto i disegni e ha fatto anche dei lavori per la mostra che c'è stata il 14 di maggio al Teatro Concordia. E qua ci sono tutto il resto dei bambini che non avevano partecipato alla mostra, per cui è un insieme, finalmente abbiamo racchiuso tutti quanti. La valutazione viene fatta dal signor Benito Fiorucci, che è un insegnante dell'Uni3 di disegno, poi abbiamo la signora Luana Fois e la signora Paola Bello, che sono anche loro delle fotografe, delle artiste, delle pittrici. Questa è Piazza Montelungo, ma era anche soprannominata Piazza della Montagnola, perché questo era il punto dove tutti i ragazzi e tutti quanti si riunivano dopo il lavoro, i bambini per giocare, ma anche perché qua c'erano i negozi dove si poteva venire a acquistare anche dei generi alimentari. Per cui il punto, la piazzetta del quartiere era questa, per cui siamo venuti qua proprio per rappresentare dove si riunivano tutti quanti, per cui oggi vediamo cosa poteva essere allora la Piazza della Montagnola. E la Snia Viscosa era una fonte importantissima di reddito per tutta la città, ma anche di cambiamento del territorio di Venaria, perché dalla Snia Viscosa c'è stato il cambiamento del territorio, che prima era fatto di cascine, era la reggia. E poi ha cominciato a svilupparsi in industria, per cui tutto quello che girava intorno alla fabbrica è stata la vita di Venaria. Non per niente a Venaria la maggior parte di veneti e gente che viveva nel Triveneto e che sono arrivati già dal 1926 occupavano tutte queste case. Sono stati i primi ad occuparle. Voi siete piccoli, ma della Snia Viscosa avete sentito dai vostri genitori e non solo dai vostri genitori, anche attraverso la vostra Marilena Cuna, raccontare della Viscosa. Ma che cos'è la Viscosa per voi? La viscosa è un materiale da cui vengono prodotti i tessuti. Viene prodotta dalle canne che viene sviluppata con il solfuro e la soda caustica. Poi c'erano anche delle signore che ci lavoravano e quando erano incinta
All'inizio stavano un po' a casa per tenere i bambini e poi c'erano delle persone, sempre della SNIA, che li tenevano mentre le mamme erano a lavorare. E quando i bambini avevano bisogno di allattarsi, chiamavano le mamme dal lavoro e venivano ad allattarli. Gli operai entravano più volte al giorno dentro queste vasche di solfuro, ammalandosi di solfocarbonismo. Una malattia che in pochi anni conduceva alla morte. Il mio nonno, dalla parte di mio papà, è morto per la stessa causa, perché un sintomo era che aveva le unghie molto dure e anche con le lime a volte si rovinavano per la durezza delle unghie. Vi hanno mai raccontato i vostri genitori come chiamavano ai tempi della SNIA viscosa la venaria? Altessano, superiore e minore. Ogni mattina suonava questa sirena per avvisarli che dovevano iniziare a lavorare. In queste fabbriche lavoravano anche i bambini perché avevano le mani piccole, quindi dovevano cercare di prendere il filo per lavorarlo meglio.